30 anni di Chase, 15 di iCare, una grande storia aretina, un traguardo importante da festeggiare insieme a tutta la città. 30 anni di storie che saranno le protagoniste della serata degli auguri e delle feste organizzata dalle due associazioni e patrocinata dal Comune di Arezzo, che sarà celebrata mercoledì alle 21 al Teatro Mecenate. Una serata dove le emozioni, i racconti della vita e della viva voce dei ragazzi aiuteranno lo spettatore in un viaggio diverso attraverso le strade di Arezzo. La serata sarà strutturata attraverso uno spettacolo multimediale dove noi presenteremo una pubblicazione che è Così lontani, così vicini, Bambini invisibili, e grazie all'ausilio di personaggi importanti che faranno da amplificatore a queste storie, le storie verranno narrate attraverso dei video e anche dei pezzi di teatro. Le persone che hanno messo la loro faccia, che ci hanno prestato la faccia e il volto e la voce per quella serata sono Gigi Proietti, Flavio Insinna, Pippo Baudo, Marco Marzocca, Gabriele Cirilli e Alessio Boni, grazie all'interessamento e al coinvolgimento di Alessandro Fioroni e Barbara Fioroni, che hanno reso possibile questo. Ci sarà presente anche una rappresentanza della Fiorentina, della CF Fiorentina, sicuramente di un giocatore, forse anche due. E questo, ripeto, non per fare spettacolo, non per spettacolarizzare le storie, ma per fare da amplificatore a storie di dolore che sono così lontane ma così vicine a noi. Vedete, fino a tanti anni fa si pensava che quando la droga aveva entrato nella casa del vicino, del figlio del vicino, noi potevamo chiudere la porta perché tanto era entrata in casa loro, non in casa nostra. Questo era il più grave errore che noi abbiamo potuto fare, facendo dilagare chiaramente in questo modo la tossicodipendenza. Al contrario, la presenza del CES è stata importante perché ha messo chiaramente in piazza, in città, l'importanza di prendersi cura di queste persone, spostandole anche da città a città, come succedeva tra noi e Grosseto, però dandogli poi delle risposte che erano risposte altamente efficaci, collaborando poi con le strutture sanitarie di cui allora io facevo parte e che chiaramente hanno trovato in questo tipo di risposte sociali e familiari chiaramente uno dei punti di riferimento più importanti per la tossicodipendenza.